Tutta la serie. Benvenuti su WatchMojo Italia per una di quelle top 10 che semplicemente non hanno un motivo d'essere, sono e basta. Ma prima di incominciare, mi raccomando, ragazze e ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Altrimenti una cosa che di certo avrà senso invece sarà la vostra morte per mia mano. E andiamo. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 dei momenti senza un ragazzo di senso nei Pokémon. Ash che fa cose, si inventa regole, deliri assortiti. Lo sì. Sì. Alla numero 10, Rhyhorn, per esempio, che guarda le stream al PC. Allora, c'è questo momento in cui Serena, una delle waifu dell'harem di Ash, partecipa a questa competizione Pokémon e quindi fanno tutti il tifo per lei, sua madre dal pubblico e gli amici da casa, vedendo la gara online streamata su internet. E, tra le altre cose, vediamo anche un Rhyhorn davanti al computer che sorride tutto contento. Ora, benché la puntata ti proponga la scena come se appunto Rhyhorn stesse seguendo appassionatamente Serena, io tendenzialmente penserei che quel sorrisino embettito sia quello di chi non sa manco cosa minchia sia un computer e a momenti non ha il livello cognitivo nemmeno per capire cosa stia succedendo attorno a lui e dove si trovi. Come ha fatto un sasso senziente a forma di rinoceronte, la cui massima facoltà intellettiva consiste nel ripetere il suo nome all'infinito, ad accendere un computer? Voi ditemi come. O risponderete: gliel'hanno acceso e messo davanti? Va bene, come sta capendo quello che vede? Alla numero 9, Ash, con chiari problemi di memoria a lungo termine, non che appunto Ash stia messo meglio del tuo Rhyhorn medio, siamo in bianco e nero, Ash si deve scontrare con Velia la panchettona e questa tira fuori un Koffing. Avete presente? Lo conoscete? Mai visto per caso? Direte: Harry, stai bene? Anche mia nonna sa cos'è un Koffing. Ora non esageriamo. Vostra nonna magari no, ma vostra mamma sì, ne sono sicuro. Insomma, lo sanno tutti, tranne Ash. Ash ha allibito, tira fuori il Pokédex, dice: ehi, ma che Pokémon è quello? E si fa spiegare cosa sia un Koffing e cosa faccia. Oh, ora. Io capisco che stare dietro 875 miliardi di Pokémon nuovi all'anno non è che sia cosa semplice e va bene. Ma Koffing è da 1000 anni che lo vede. È l'unico Pokémon all'inizio in possesso di James. E anzi, il primo Pokémon che il Team Rocket gli butta addosso al loro primissimo incontro. Ash, cosa cazzo dici? Gli si resetta la memoria. Cioè, sono cloni. Sono cloni gli Ash. Ecco perché non invecchia mai. Però evidentemente hanno la memoria a compartimenti stagni. Alla numero 8, il macchinone e le gruppi di Gary. Al primissimo episodio della prima serie, quando Gary, come anche Ash, più o meno come ogni allenatore in erba che si rispetti, 10 anni, l'età perfetta, no, ovviamente, per mandare tuo figlio in giro per il mondo abitato soltanto da ecoterroristi, parrebbe a far combattere come galli impinzati di cocaina Tijuana povere bestie schiavizzate. Ecco, quindi forse consapevoli di tutto questo, alla fine questa posizione assume un senso, perché se puoi fare tutto questo allora potrebbe essere anche logico che un ragazzino, ma neanche un bimbo, perché a 10 anni a momenti non sei nemmeno senziente, vada in giro con una Porsche 8 ragazze gravemente maggiorenni invece che gli vanno dietro perché è un figo. Ma come, quando a 10 anni, fino al giorno prima stava a dire la tabellina del 3 a baba gaga, la Porsche? Come minchia fa a avere la Porsche che Ash manco una bici si può permettere? E alla numero 7, cosa si evolve in Survivor? Alcune puntate avevano una specie di quizzettone per il pubblico a casa in cui veniva chiesto quale Pokémon evolvesse in un altro. Ma erano dei cazzatoni giganti, perché era tipo: quale Pokémon si evolve in Raichu, lo sai? E c'erano tre opzioni con Pikachu, Kakuna e Goldin. Chissà, forse a evolversi in un criceto giallo gigante sarà il criceto giallo piccolo. No, no, ma sia mai. Ovviamente è ovvio che un ratto gigante sia l'evoluzione di un pesce rosso, no? È chiaro? No, perché non siamo nei Digimon, quindi erano tutte risposte piuttosto semplici, come questa, ossia: cosa si evolve in Survivor? Niente, cioè basta conoscere i Pokémon. E invece sì, Arbok si evolve in Survivor. Ma no, non è vero mai. Arbok è l'evoluzione di Ekans e Survivor è da solo. E
invece sì, continuava a dire l'episodio, montato forse da un uomo che i Pokémon manco sapeva che minchia fossero. Seviper e Arbok, evidentemente sto qui aveva visto che erano due serpenti, quindi chiaramente uno doveva essere l'evoluzione dell'altro, no? Logicamente. Ma mio buon signore che montò questo episodio, e Pokémon, logica, non vanno tanto bene assieme. E alla numero 6, degli animali, dove sono? Di preciso, dico, nel mondo dei Pokémon, da nessuna parte, sembrerebbe la logica risposta, sono appunto sostituiti dai Pokémon, parrebbe, ma no, perché allora cosa mangiano gli abitanti del mondo? Tutti vegani? Oppure chi Miltank ci fa anche Tank Burger oltre che il milk? Sulle prime si è portato a dire di sì, ma poi si nota che Ash tipo una volta si veste da mucca, lo dice proprio, non da Miltank, da mucca. Quindi Ash conosce gli animali della fattoria quantomeno, e di nuovo anche entra in un acquario in cui ci sono tanti pesci, non Goldin e compagnia bella e basta. Non sono Pokémon, quindi gli animali esistono allora. E dunque, dove stracazzo sono? Cioè, è possibile che non vengano mai visti da Ash in 20 anni, 30, quanti ne sono passati? Manco una volta! E comunque, biologicamente parlando, come coesistono con l'ecosistema Pokémon? Nel senso, dal punto di vista evoluzionistico, cos'è successo? Com'è possibile che ci siano queste specie completamente opposte, una si evolve? Sono cose importanti da sapere, eh! Visti con idee poco chiare, vi ricordo che Misty è un capo palestra. Allora, mi aspetto che un capo palestra i Pokémon se li ricordi senza ricorrere al Pokédex. Capisco Ash, che vabbè, poverino, lo sappiamo tutti che quel ragazzetto sta messo male, ma Misty, però, che ha paura dei Pokémon tipo insetto, in questa puntata si spaventa ogni volta che ne vede uno di tipo insetto urlando come un'invasata, tranne che nel caso di Venonat, di fronte al quale esclama: "At least they're not bug types." Ma anche volendo, no? Metti caso che davvero non sa che Venonat è tipo insetto. Secondo voi, in tutto il regno Pokémon, qual è il Pokémon più palesemente tipo insetto di tutti? Forse quello con due antenne, il pelo da falena, gli occhi composti da mosche e la bocca chelata. Ma Venonat non le fa paura, per qualunque ragione sia. Venonat palesemente non è di tipo insetto. Vabbè, la plot armor però proprio fisicamente prende forma nella serie Pokémon un concetto ben noto, sia quello che impedisce ai protagonisti di una serie di essere presi a sberle. Nel nostro caso, quel mentecatto incompetente di Ash e Pikachu, che si trasforma puntualmente in una macchina di distruzione di massa. Lui, soprasuello contro Solrock e Lunaton, che gli sparano addosso un fulmine che manco Zeus qui coglioni girati. E tecnicamente, volendo stare a una cosa proprio inutilissima, come per esempio il manuale delle regole del mondo Pokémon, i tipo piccione come Swello sono anche logicamente, direi, deboli all'elettricità. Nel senso che basta una schicchera e li friggi come un barbecue della domenica. E quindi, cosa succede a Swello e Pikachu investiti dal fulmine? Swello e Pikachu resistono al colpo, non solo, si ricoprono di un'armatura dorata fatta di elettricità con cui si scagliano sugli avversari vincendo. Cos'è Star? Perché il mio Pigeon nei giochi crepava sempre come un idiota? E alla numero 2, le dannatissime ciambelle di Brock. Mitica puntata, sempre un piacere infilarla nella mischia in cui, con un occhio al giovane pubblico occidentale, fu apportato uno dei cambiamenti più mitologici della storia degli anime in generale. Brock offre a tutti degli onigiri, ma nel doppiaggio nostrano chiede a Ash e Misty se per caso non vogliano delle ciambelle. Cioè, se tu però lo vedi oggi e non sai del retroscena linguistico che voleva rendere comprensibile un cibo all'epoca poco conosciuto al pubblico che non fosse giapponese, vedi Brock con gli onigiri che dice: buone queste ciambelle! E pensi, vabbè, questo poraccio è andato completamente, serve un trattamento sanitario obbligatorio, non so. Ma anche comunque, se non sapevi cosa fosse un onigiri, quei cosi potevano essere letteralmente di tutto: dei panini, delle bombe a mano, mine anti-uomo, droga. Ma certo, come la morte, non erano delle fottutissime ciambelle? E lui continuava a dire: ehi, buonissime queste ciambelle! E alla numero 1, Pikachu mira al corno, che tanto con le regole degli scontri ci facciamo quel cavolo che ci pare, dice Ash, quando chiaramente nella sua solita totale idiozia contro un Rhydon di Blaine, che è tipo terra roccia, manda, indovinate un po', Pikachu. Ma è strano, che è di tipo elettro, e che quindi è come dire che, non so, stai giocando a carta forbici sasso, il tuo avversario te lo dice proprio: guarda, butto forbici, butta forbici, e tu allora fai: ah bene, allora mi vedo costretto a buttare carta. Questo è l'esempio più calzante di tutti, ma va bene anche per dire, per spegnere un incendio hai un idrante
idrante in mano, solo che al posto di lanciare il contenuto dell'idrante lanci direttamente l'idrante, tutto. Cioè, sei un coglione. Ecco la morale della favola: Ash è un coglione. Ma a quanto pare no, perché basta dire a Pikachu di mirare al corno di Raidon, per non si sa bene quali ragioni, per comunque vincere. Perché il corno è fatto di metallo, è un superconduttore. No, è un osso. È un osso. Però, dato che sul momento evidentemente è un punto debole, Pikachu è il protagonista, gli spara là il fulmine di sta ceppa e Raidon schiatta. Va bene, va bene. Non va bene. Non va bene.